Benvenuti amici del Ferma Libro, un'edizione un po' speciale, come vedete alle mie spalle non lo studio consueto, ma siamo a Verona Fiera Cavalli, un'occasione anche di incontro proprio per gli amanti del libro, con me in studio Giovanni Battista Tomassini, benvenuto, grazie. Buonasera. Intanto una novità nel panorama editoriale, di fresco le opere della cavalleria, ma prima di addentrarci nella presentazione di questo libro che si è tenuta proprio qui a Verona, intanto due parole sull'autore, dalla voce dell'autore. Allora, in realtà io di professione faccio il giornalista, in particolar modo il giornalista parlamentare, lavoro per Rai Parlamento. Prima però di diventare un giornalista parlamentare ho svolto per parecchio tempo attività di ricerca, un'attività di ricerca che non ho mai veramente interrotto, ho lavorato in una casa editrice. A questo punto della mia carriera ho deciso di portare a compimento un progetto di lunga data sul quale stavo lavorando da tanto tempo e mettere insieme le mie due grandi passioni, i cavalli appunto e i libri. Allora, partiamo subito dal titolo, intanto le opere della cavalleria, la tradizione italiana dell'arte equestre durante il Rinascimento e nei secoli successivi. Si riparte dai testi classici dunque dell'equitazione? Sì, i primi, diciamo così, manuali d'equitazione, all'epoca si chiamavano trattati, sono stati pubblicati in Italia nel Rinascimento. Non è un caso perché quello è il periodo d'oro dell'equitazione italiana. E questi libri ebbero un immediato grandissimo successo, tanto da istituire un vero e proprio genere letterario. Allora, ripercorrendo la vicenda della pubblicazione di questi testi fondamentali, si racconta in questo libro la storia dell'equitazione italiana e poi anche la storia dell'equitazione europea, perché questa vicenda si dipana a partire dal XVI secolo, ma arriva fino ai giorni nostri. Si dice appunto che l'equitazione poi sia nata in Italia, l'equitazione moderna, con Federico Caprilli, e si arriva a parlare di Federico Caprilli. Proprio nel contesto di Fiera Cavalli si è parlato anche di un'equitazione italiana che si è persa. Bisogna tornare indietro, guardare la storia dei grandi maestri? Allora, sicuramente non si impara a montare a cavallo dai libri. Credo però, di questo sono convinto anche come cavaliere, che la consapevolezza del grande patrimonio culturale legato al cavallo sia fondamentale anche per i cavalieri moderni, per dare loro un contesto, un orizzonte più ampio. Tu dicevi, parlavi di Federico Caprilli che inventa l'equitazione moderna, e allo stesso modo nel Rinascimento sono i cavallerizi italiani che avviano un percorso di equitazione che possiamo dire erudita, colta, che ha appunto un respiro di carattere europeo. Credo che conoscere questa storia sia importante appunto anche per i cavalieri d'oggi. Un percorso letterario per tappe a partire, se non sbaglio, da Federico Grisone. Sì, Federico Grisone è un gentiluomo napoletano che alla metà esatta del 1500, nel 1550, dà alle stampe il primo trattato equestre. Primo trattato equestre appunto pubblicato a stampa. Questo libro ha un successo straordinario, viene tradotto in tutte le principali lingue europee, è un vero e proprio bestseller dell'epoca e dopo di lui molti autori cercheranno di emulare il successo di questo libro e appunto sono i primi 8 testi che vengono pubblicati nel Cinquecento, vengono pubblicati tutti in Italia. Questi vengono diciamo studiati un pochino più approfonditamente perché probabilmente anche molti telespettatori hanno sentito il nome di Federico Grisone, Cesare Fiaschi, Giovan Battista Pignatelli, però poi su questi personaggi le notizie sono frammentarie. Quello che io ho cercato di fare in questo libro è di raccontare questa storia avvincente e divertente, ma anche di farlo in una maniera storicamente attendibile. Un libro che arriva in un momento peculiare in cui è tornata l'attenzione forse su quella che è stata l'equitazione classica in Italia, è così? È così e questo mi fa molto piacere perché effettivamente appunto noi siamo eredi di una straordinaria tradizione, finalmente c'è un ritorno di interesse per quello che è stato il nostro passato, non solo appunto la grande eredità di Caprilli, ma anche la importantissima tradizione
rinascimentale che ci ha fatto grandi in tutta Europa. Ci sono state manifestazioni, penso per esempio al Carnevale Romano, che hanno di nuovo promosso una consapevolezza diffusa di quanto importante sia stata l'equitazione nei secoli passati, l'equitazione italiana in particolar modo. Io confido che questo possa essere l'inizio di un nuovo interesse, di un rinnovato interesse per questa tradizione, che credo possa dare molto anche all'equitazione olimpica moderna attuale. Ma ero curiosa di sapere l'incubazione di questo testo, quali sono stati i tempi, qual è stata la stesura, l'origine, insomma. Allora, il libro è frutto di un lavoro di ricerca che dura da anni. I primi embrioni di questa ricerca risalgono addirittura al mio periodo di ricerca all'università, perché appunto poi l'equitazione nel Rinascimento in particolar modo si iscrive in quel progetto di rinnovamento della cultura e di rinnovamento dell'identità, soprattutto dell'aristocrazia, quelle che un tempo si chiamavano le classi dominanti, che ha un importante significato culturale. Negli ultimi 4 anni, anche grazie all'incoraggiamento che mi è venuto dagli amici dell'UAIPRE, l'Associazione degli Allevatori dei Cavalli di Pura Razza Spagnola, ho ripreso questa ricerca che ha complessivamente richiesto 4 anni di lavoro. Non sono pochi, assolutamente. Cultura equestre che in Italia ha comunque delle difficoltà. Mi chiedevo così, per curiosità, l'editore che ha accettato questa sfida. Effettivamente è stato difficile trovare un editore in Italia. Paradossalmente questo libro ha trovato prima un editore negli Stati Uniti, uscirà il prossimo anno in edizione inglese da Xenophon Press, e in Italia, nonostante le presentazioni anche di insigni studiosi come Giorgio Padrizzi, Franco Cardini, ho avuto difficoltà a trovare un editore. Alla fine un piccolo editore di nicchia, Cavour Libri, ha accettato questo progetto, e purtroppo il libro è condannato un po' ad una circolazione quasi clandestina, lo si può acquistare solo nelle librerie online come Amazon. Per i veri appassionati, IBS. Però è giusto che sia così, perché probabilmente è solo chi è un fruitore di un certo tipo di testi, amante del cavallo, amante della cultura equestre, può comprendere l'impegno che c'è dietro questa pubblicazione. Questo sicuramente, anche se io penso che... chi è il lettore di questo testo? Ecco, sicuramente sono tutti gli appassionati di storia dell'equitazione, coloro che amano arricchire la loro esperienza del cavallo con appunto anche un orizzonte più ampio di natura culturale. In realtà però è un libro che parla anche delle molte intersezioni tra la storia dell'equitazione e la grande storia, i grandi avvenimenti, i grandi personaggi della storia, quindi è in realtà un libro che può interessare tutti coloro che vogliono conoscere un capitolo importante della cultura europea. Tra l'altro, sfogliandolo, è un libro illustrato. Sì, la peculiarità di questi libri sull'equitazione è che sono per la maggior parte dei libri anche splendidi dal punto di vista propriamente editoriale. In particolar modo ce n'è uno, quello di Cesare Fiaschi, pubblicato nel 1556, che ha la peculiarità di illustrare gli esercizi dell'equitazione e accompagnarli con uno spartito musicale, perché solo in quel modo l'autore pensava di poter comunicare il ritmo esatto con il quale l'esercizio doveva essere fatto. E sono effettivamente dei libri molto belli, e noi abbiamo cercato di rendere per i lettori la bellezza anche tipografica, editoriale di queste opere. Ci sono poi anche alcune opere d'arte che abbiamo voluto riprodurre fra le tantissime che illustrano la storia dell'evoluzione delle tecniche equestri, perché ci sembravano particolarmente significative, e quindi insomma è un libro che si sforza di essere anche bello oltre che interessante per i lettori. In chiusura, ripercorrendo un po' quelle che sono le tappe proprio che leggiamo nel libro, dall'Italia poi l'attenzione si sposta anche in Francia e in Germania.
Sì, a partire dal XVII secolo, dal 1600, le corti più importanti d'Europa capiscono quanto sia importante il prestigio cavalleresco e cominciano a finanziare la produzione di libri. Vengono fuori così libri come quello di Messier de Pluvinel, che è un vero capolavoro editoriale. L'Italia poi, per ragioni storico-politiche, subisce un periodo di appannamento culturale, mentre si afferma l'egemonia francese, che poi entrerà in contrasto dal punto di vista della cultura equestre con la cultura tedesca. Quindi 700-800 sono soprattutto i secoli della Francia, della Germania e poi dell'Inghilterra, che a partire dalla fine del Settecento diventa un modello di modernità anche in campo equestre, fino a che poi, come probabilmente molti telespettatori sanno, alla fine del XIX secolo di nuovo un italiano, Federico Caprilli, rivoluziona il mondo equestre inventando l'equitazione moderna. E questa è la storia che io mi sono sforzato di raccontare in questo libro. Una storia bellissima attraverso il tempo, attraverso quella che è stata l'evoluzione dell'equitazione. Io ringrazio l'autore Giovanni Battista Tomassini con le opere della cavalleria. Grazie tante, molto interessante. Noi diamo appuntamento con il Fermalibro lasciando Fiera Cavalli di Verona e tornando in studio alla prossima puntata. Arrivederci.